Nell'ultimo articolo della rubrica dei rompicapi di Alice, vi lascio il link in descrizione, mi sono occupato di un rompicapo particolare ideato da uno dei più grandi ideatori di rompicapi matematici, incentrato sul famoso gatto del Cheshire, uno dei protagonisti di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Sto parlando di Sam Lloyd, che oltre ad essere stato uno dei più grandi ideatori di rompicapi matematici, almeno secondo Martin Gardner, è stato anche un grandissimo ideatore di problemi scacchistici, oltre ad essere stato anche un provetto scacchista. Lo statunitense, infatti, all'epoca, stiamo parlando infatti del 1800, fu nel suo massimo picco dell'attività scacchistica addirittura 15° nella classifica mondiale. Lloyd però non è stato soltanto un grande ideatore di rompicapi matematici, ma ha avuto anche, diciamo così, un caratteraccio che lo ha spesso portato a litigare anche con altre persone. Per esempio, interruppe i suoi rapporti di amicizia con il matematico Henri Dudeney, con il quale aveva ideato diversi rompicapi. Dudeney infatti disse, o per essere più precisi lo accusò, di essersi reso il possesso come unico ed esclusivo ideatore di diversi rompicapi matematici che invece erano stati ideati nella migliore delle ipotesi da entrambi. C'è da dire però che la paternità più grossa che il buon Lloyd si prese fu quella del famoso gioco del 15, che per diversi anni, ancora fino a qualche anno fa, si considerava proprio ideato da lui. In realtà il vero inventore del gioco del 15 fu Noyes Chapman, che depositò un brevetto per questo gioco nel marzo del 1880. Questo anche per dire la faccia tosta di Lloyd nel prendersi cose che in realtà non erano di sua ideazione. In questo video andremo però ad occuparci di uno dei suoi problemi scacchistici, noto come Excelsior, che ha anche dato origine a tutta una serie di finali analoghi a quello che è presente dentro questo problema. Excelsior, in particolare, è una parola latina utilizzata, come spero i più appassionati di fumetti di supereroi sanno, dal buon Stan Lee all'interno di molte delle sue storie o dei redazionali per salutare i lettori, e che ha come significato quello di essere più alto, o può essere utilizzato anche come sempre più in alto. Ed è anche il nome di una poesia pubblicata nel 1841 da Wordsworth Longfellow, che ha con il suo nome ispirato il nome del problema. Tra l'altro, Lloyd è nato proprio nel 1841 e ideò questo suo problema quando aveva più o meno 17 anni. Ideò questa posizione particolare che prevede mossa al bianco e si conclude con il matto in 5 mosse come sfida o scommessa con un suo amico, Dennis Julien, che affermava di essere in grado di trovare sempre in ogni posizione, ovviamente in ogni posizione finale, quale sarebbe stato il pezzo principale che avrebbe dato scacco. A cena Lloyd gli propose questo problema e, almeno così racconta la storia, Dennis scoprì subito qual era il pezzo che sicuramente non avrebbe dato scacco, ovvero il pedone in B2. Però nella soluzione originale del problema, che poi successivamente venne pubblicato alcuni anni più tardi nel 1861 sulla rivista London Era, il pezzo che alla fine avrebbe dato lo scacco alla quinta mossa, lo scoccale della quinta mossa, si rivelò essere il pedone nella colonna accanto, la colonna C. Se esaminiamo il problema con un motore scacchistico moderno, in particolare con Stockfish, innanzitutto osserviamo come la posizione venga comunque valutata come da mappa
fatto in 5 mosse, quindi in ogni caso siamo lì. Non c'è possibilità, non c'è nessuna possibilità di avere una soluzione che porta al matto in meno di 5 mosse. Però, utilizzando appunto il motore, possiamo vedere come esistono almeno altri due modi diversi di dare matto in questo caso. La differenza, in effetti, la fanno non tanto le mosse del bianco, quanto le mosse del nero. Infatti, sin da subito, la risposta del nero migliore è sempre comunque una mossa di torre sulla colonna C, ma non nella posizione originale proposta da Lloyd, cioè C5 dando scacco al re bianco, ma andando in C6. Questo comunque porta alla fine allo scacco in 5 mosse. L'altro momento chiave è invece la risposta alla terza mossa nella soluzione originale, in cui in questo caso viene utilizzato l'alfiere per bloccare l'avanzata del pedone sulla colonna C. Nella soluzione migliore proposta da Stockfish invece si tende a non bloccare l'alfiere, questo perché nel caso in cui il bianco non avanzasse il pedone sulla colonna C, quindi non trovasse la mossa migliore, allora il cavallo potrebbe quantomeno salvarsi, visto che nella soluzione originale di fatto è il cavallo a sparire del tutto. Possiamo notare come nella soluzione migliore, che comunque è sempre in 5 mosse, quindi poco cambia rispetto alla soluzione originale di Lloyd, a dare lo scacco principale e la torre in colonna B, che poi si va a spostare sulla colonna D e non il pedone nella colonna C. Arrivati a questo punto si conclude questo breve video dedicato alla storia degli scacchi. Se vorrete ditemelo nei commenti, potrei pensare di portare in futuro altri dei problemi ideati proprio da Lloyd. Inoltre vi anticipo che ho in progettazione anche una serie di articoli e forse anche di video, perché secondo me è venuto il momento, dedicati proprio ai motori scacchistici e più in generale agli scacchi. Per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!